Do la parola a Vincenzo Tagliasco. Vincenzo Tagliasco insegna biologia, insegna bioingegneria all'Università degli Studi di Genova e ci farà entrare nella dimensione del tempo negli strati di coscienza. Dopo gli interventi di stamattina, devo dire la verità, sono un po' a disagio, perché si è parlato di industriale, di post-industriale, e io sono un ingegnere. E gli ingegneri, insieme agli operai, purtroppo, sono stati i protagonisti della rivoluzione industriale. E quindi il mio imbarazzo nasce un po' da questo fatto, anche perché non sono un ingegnere pentito e nemmeno un ingegnere che vuole riciclarsi, sono un ingegnere solito, quelli che il loro obiettivo è quello di progettare e costruire. E dove progettano e costruiscono? Progettano e costruiscono nei soliti posti, biblioteca e laboratori. Però mi viene in mente che mia madre, lei avrebbe voluto che io facessi l'ingegnere di fabbrica, poi sono andato all'università e lei non ha mai apprezzato questa scelta perché diceva che l'università è un nido di parassiti che vivono sulle spalle di chi produce. Però, nonostante tutte queste cose qua, io credo che gli ingegneri abbiano avuto sempre dei sogni. Io mi ricordo che all'inizio della mia carriera da studente al Politecnico, i miei colleghi volevano, ad esempio, avevano come obiettivo quello di progettare macchine come la Jaguar I. Erano, la Jaguar I è quella di Diabolik, era l'inizio degli anni 60. Però nel 1963 viene pubblicato in Italia un libro, viene tradotto cioè in Italia, un libro di Asimov, Io, Robot, in cui Asimov delinea la possibilità di costruire dei robot dotati di coscienza. E da quell'anno lì preciso, 1963, io, pur essendo un ingegnere, pur essendo, diciamo, predestinato a diventare un ingegnere di fabbrica, io ho coltivato un sogno, quello di costruire dei robot coscienti. Sono passati 44 anni e non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta però come non ce l'hanno fatto un mucchio di altre persone, non perché sono particolarmente sfigato, incompetente, eccetera, perché non ce l'ha fatta nessuno, ancora, a livello internazionale. Quello che io, allora uno dice, ma perché, cosa ci sei venuto a raccontare? Questa è una domanda più che legittima, perché effettivamente c'è stata grossa difficoltà di collocarmi in una sessione in qualche maniera. Da una parte non potevano non mettermi perché mi interesso di coscienza e tempo nei robot. Dall'altra parte è difficile trovare una precisa collocazione per un ingegnere che sostanzialmente ha dei sogni, però non ha ancora progettato e costruito l'oggetto per cui un ingegnere viene definito come tale. Allora, io oggi, siccome non ho niente da presentarvi, come dovrebbe fare un ingegnere dei miei tempi, quelli veri, Alain Reuleaux, che era il padre dell'ingegneria moderna, a un convegno, veniva, a Torino, poi veniva qua, nell'ala del convegno, e metteva sul tavolo il prototipo. E quello lì era il massimo per l'ingegnere. L'ingegnere è, in quanto lui costruisce, è un costruttore, e io no. Però quello che volevo raccontarvi, male perché l'avevo presentata, l'avevo collocata in un contesto più ampio e temporale, però quindi dovrò ridurlo, quindi vi faccio vedere delle cose, però le salto subito. Volevo raccontarvi più o meno un pezzo di una mia lezione all'università, cioè per darvi l'idea che effettivamente l'ingegneria, pur mantenendosi sempre il solito obiettivo, quello di costruire, però cambia nei metodi, cambia addirittura nelle discipline a cui fa riferimento.
che non sono più quelle della matematica, della fisica e della chimica, sono altre discipline. Quindi io non ho usato il template, il formato che mi ha dato il CSI, perché proprio io ho preso tali e quali, anche così per fare fretta, insomma per non perdere del tempo, ho preso proprio delle trasparenze che uso a lezione. Il corso che io tengo all'università è Coscienza ed emozioni dell'essere umano nella macchina. Sono corsi che danno più o meno alle persone che sono alla fine della carriera, perché in generale a un giovane vengono sconsigliati, perché poi la carriera non la farebbero se facessero un corso di questo tipo qua all'inizio, eccetera, eccetera. Parlare di coscienza nella facoltà di ingegneria, insomma, già innanzitutto i miei colleghi confondono. Io ho un'idea di coscienza mia particolare, loro invece pensano che coscienza sia quella morale, etica, religiosa, eccetera, eccetera. Per me la coscienza è la coscienza fenomenica, l'esperienza, la percezione, insomma, cose che effettivamente un robot non solo può benissimo avere, ma deve avere. Poi non è detto che poi la coscienza sia legata al fatto che poi il robot ami, odi, tutte queste cose che gli farebbero perdere un sacco di tempo. Però fortunatamente alcuni giorni fa, il 17 novembre del 2006, ritornando al fatto che effettivamente non ho ancora costruito niente, su Science, non una rivista di divulgazione, Science è una rivista scientifica, insieme a Nature, una delle più grosse riviste scientifiche, parlano di coscienza nei robot, per la prima volta. La prima volta nella storia di Science viene pubblicato un articolo in cui si parla di coscienza nei robot. L'anno scorso, d'accordo, Science, nella celebrazione del 125 anniversario, aveva detto che la coscienza sarà uno dei temi grossi su cui si impegneranno i ricercatori nei prossimi 25 anni. Però la coscienza nei robot non l'aveva mai trattata. Adesso qua, questa è una, diciamo, una trasparenza fresca fresca che ho presentato ai miei studenti con un po' di orgoglio, orgoglio insomma, orgoglio di corporazione, di quelli che fanno queste cose qua, in cui questo autore, nel commentare un articolo pubblicato su Science, dice che forse pensare ai robot che abbiano coscienza potrebbe anche, diciamo, servire per cercare di capire un po' meglio questo discorso qua della coscienza. Adesso io vi dico più o meno dove vorrei arrivare. Il mio approccio è quello di pensare che se noi vogliamo fare un robot che sia in grado di fare esperienza, questo robot deve avere delle capacità di fare esperienza in cui coscienza e tempo siano due punti di vista diversi, però dello stesso evento, dello stesso processo. Che una scelta, questa che io faccio, o meglio che io ho fatto con un mio collega Manzotti, è quella di non di pensare che questo sia valido anche per gli esseri umani o possa servire in qualche maniera a costruire una ontologia valida anche per gli esseri umani. È perché noi ingegneri, per la prima volta, quando pensiamo a un robot che fa esperienza, noi siamo in presenza di un punto di transizione grosso dell'ingegneria. L'ingegneria finora aveva pensato a costruire oggetti. Nel momento in cui si pone l'obiettivo di costruire un robot con la coscienza, un robot che abbia il senso del tempo, è un robot addirittura che secondo noi, in cui coscienza e tempo sono indistinguibili, è chiaro che noi dobbiamo dargli uno statuto, un'ontologia a questo robot. E quindi noi abbiamo scelto un preciso, diciamo, abbiamo fatto una scelta di campo molto precisa. Ossia, non ci fidiamo né della fisica, dei suggerimenti della fisica, quando ci parla della coscienza o del tempo, né tantomeno dei suggerimenti delle neuroscienze, quando ci parla di coscienza e di tempo. Perché dal punto di vista costruttivistico dovremmo aspettare
che la fisica e le neuroscienze ci dessero qualcosa di una visione globale, scientificamente valida, quando la stessa rivista Science dice, ci dispiace, ma più o meno avremo bisogno di 25 anni per cercare di delineare qualche teoria plausibile della coscienza e in qualche maniera del tempo ad essa correlata. Salto una serie di ipotesi che Giovanni Bruno Vicario, che è un psicologo che si è interessato moltissimo del tempo, lui, anche se da posizioni leggermente diverse dalle nostre, lui parla di una sostanziale identità tra tempo vissuto, coscienza e identità personale. Ma credo che questo ne abbiate parlato la prima giornata, quando avete parlato di questi problemi qua della psicologia. Però Vicario dice, non sotterrà mai una spiegazione delle caratteristiche del tempo vissuto indagando quelle del tempo della fisica o del tempo fisico dei processi fisiologici. Ossia, e d'altra parte è la situazione in cui ci troviamo noi, lui, Vicario, si trova nella posizione dello psicologo, nella posizione di persone che vogliono progettare dei robot che abbiano delle prestazioni come gli esseri viventi, anche noi ci troviamo in questa situazione qua. Che il tempo della fisica e il tempo fisico dei processi fisiologici, ossia quello il tempo delle neuroscienze, non ci può servire. Va bene, qua io avevo cito ai miei studenti un libro che è uscito nel 2003 di Bennett e di Acker, un neuroscienziato e un filosofo analitico del linguaggio, in cui contesta una certa facilità con cui i neuroscienziati parlano della identificazione del cervello con l'essere umano. Tanto che a un certo punto loro dicono, oggi nella divulgazione, così come nella ricerca scientifica, molti ritengono, senza che esistano prove esaurienti e conclusive, che il cervello sia sufficiente a produrre la mente, anzi che la mente sia in qualche modo identica all'attività neurale del cervello. La chiamano fallacia mereologica, ossia quella di identificare il comportamento della mente, del cervello, con quello dell'essere umano. Io dico questo subito per mettere le mani avanti sul fatto che molto spesso, siccome gli ingegneri sono ultimamente stati protagonisti del paradigma informatico, telematico, eccetera, sembra che gli ingegneri siano quelli che sostengono l'analogia del cervello col calcolatore, la mente col software, ossia con questa visione, diciamo, tranquillizzante di questo modello qua. Non è, diciamo, il mio obiettivo quello di sostenere questa tesi, e quindi io metto subito le mani avanti con i miei studenti dicendo, guardate che se voi siete venuti qua per sentirvi dire che effettivamente la metafora cervello calcolatore, mente software, eccetera eccetera, io ve la vengo a raccontare, avete sbagliato aula. Al limite mi ritrovo molto di più in Bresson, uno che ha preso poi un Nobel per la letteratura, neanche come filosofo. Cioè, il tempo degli scienziati, affermò Bresson, quello che si misura con i quadranti degli orologi, è un tempo spazializzato, fatto di istanti differenti, solo quantitativamente, proprio per questo reversibile e ripetibile. Nei nostri robot il tempo non è né reversibile né ripetibile, come quello dell'essere umano sostanzialmente. Qua Merleau-Ponty dice più o meno le stesse cose, ossia il discorso, diciamo, che il soggetto, se l'essere umano, una specie, diciamo, l'essere umano è la storia delle esperienze che si accrescono dentro di lui. E qua io ho cercato di evidenziare, più o meno dandovi un accenno, delle cose a cui io non faccio riferimento, né la metafora cervello calcolatore, né l'approccio di alcuni neuroscienziati che pensano che, scoprendo bene i meccanismi del cervello, si possa arrivare a capire problemi di carattere psicologico. E adesso io vorrei
proporvi un semplicissimo esempio per vedere se riesco a comunicarvi cosa io intendo per un approccio alternativo, in cui ci sia una riflessione diversa sul tema della coscienza e del tempo. Credo di avere ancora 5 minuti, quindi... Allora, supponiamo di trovarci un tramonto, è piovuto, ci sono le goccioline d'acqua, c'è il sole che batte su queste goccioline e rifrange la luce del sole. Se non ci fossero osservatori, è chiaro che le goccioline verrebbero disperse, i raggi vengono dispersi. Uno potrebbe dire, però lo si tacerebbe di idealista, eccetera, eccetera, che un arcobaleno esiste quando l'osservatore è in una certa posizione rispetto ai raggi. Lì bisogna stare attenti, perché noi non sosteniamo che è l'atto di osservazione che crea l'osservato, ossia che è l'osservatore che crea l'arcobaleno, ci mancherebbe altro. Anzi, noi diciamo che è proprio nel momento in cui l'osservatore fa esperienza, diventa osservatore, in qualche maniera accresce la sua esperienza, la sua coscienza, come diceva Bergson, come dice col discorso del gomitolo, come diceva Merleau-Ponty, eccetera, eccetera. Però non bisogna notare che la causa, ossia il potenziale arcobaleno, ossia i raggi che vengono rifratti, viene ad esistere grazie al fatto che provoca un certo effetto. Ossia, se non ci fosse un osservatore che sta lì a raccogliere, a dare un'unità ai raggi che vengono dalle goccioline, l'arcobaleno inteso come fenomeno unitario non ci sarebbe. Quindi noi diciamo che l'effetto è chiaramente determinato all'esistenza della sua causa, ossia l'arcobaleno deriva dal fatto che arrivano le goccioline, ma allo stesso tempo la causa, ossia le goccioline, esiste proprio il fatto che si è verificato un certo effetto. Quindi la causa, il potenziale arcobaleno, viene a esistere grazie al fatto che ha provocato un certo effetto, ossia la percezione da parte dell'osservatore. Allora, vediamo un attimo il tempo. C'è una dimensione temporale, anche se minima, tra il momento in cui i raggi vengono rifratti dalle goccioline e il momento in cui l'osservatore in qualche maniera percepisce l'arcobaleno. Facciamo però un discorso all'indietro. All'istante t uguale a zero, ossia quando i raggi cominciano a uscire dalle goccioline, non esiste ancora niente, ossia ci sono dei raggetti che vanno e che non danno luogo assolutamente a nessun tipo di arcobaleno. All'istante delta t mezzi, e lì ci sono parecchie alternative, ossia ci potrebbe essere a un certo punto niente, ossia l'assenza di osservatori e i raggi andrebbero dispersi, oppure, mettiamoci nella posizione del delta t mezzi, c'è un osservatore. Osservatore all'istante delta t. E questo osservatore cambia sostanzialmente l'effetto, nel senso che nel momento in cui c'è stato l'osservatore, il fenomeno arcobaleno è proprio in quel momento lì che si verifica, mentre invece se non ci fosse stato, i raggi sarebbero andati all'infinito senza nessun processo di unificazione. Quindi qualcosa che succede dopo sembra essere responsabile dell'esistenza di qualcosa che dovrebbe essere esistito prima. Allora i miei studenti dicono, ma professore, guardi, noi ingegneri, causa ed effetto, c'è un prima e c'è un dopo. E calcolate che la difficoltà, e non ce la faccio sempre, io insegno per un semestre, 60 ore, non ce la faccio a scalfire in alcuni studenti le idee che gli hanno messo i divulgatori scientifici. Niente da fare. Il mondo è fatto di oggetti e soggetti, di un prima e di un dopo, di una causa e di un effetto. E di lì non si scappa. Quello che io
cerco di dirgli, anche perché io vorrei che poi diventassero loro i costruttori di quel robot di cui ho sempre sognato, che lo Cobalino mostra che l'esistenza della causa è un'astrazione finché l'effetto non si verifica nell'osservatore. Quindi, ritornando nuovamente a quello che ho detto, l'effetto è la condizione necessaria per verificarsi la causa e la causa è una condizione necessaria per verificarsi l'effetto. Questo è un discorso di esperienza, di coscienza, però possiamo leggerlo da un altro punto di vista. Il poi, ecco il tempo, il poi è la condizione necessaria per verificarsi del prima, come il prima è una condizione necessaria per verificarsi del poi. Quindi se per caso il mondo e l'essere umano fosse strutturato in questi termini, in cui non partissimo dal fatto come ci racconta la fisica, non la fisica classica, ma anche la fisica relativistica, eccetera, eccetera, come ci raccontano le neuroscienze che dobbiamo andare a risalire dalla retina fino all'area del cervello, eccetera, eccetera, e poi a un certo punto i segnali nervosi si trasformano in coscienza, e questo per noi è una barriera, perché noi ingegneri non potremo mai costruirli. Se io riuscissi a insegnare agli studenti che potrebbero esserci dei mezzi alternativi, forse potremmo, in ragionevole tempo, anche pensare di costruire dei robot coscienti. Grazie. Vincenzo Tagliasco per la sua relazione ricca di implicazioni anche metodologiche, epistemologiche e di spunti per le scienze sociali, direi.